Sono Carlo Cappanera, sono il coordinatore regionale dell'attività IB per i Vigili del Fuoco. Oggi, come vedete, siamo qui per fare un'attività addestrativa di retraining del nostro personale DOS. In totale in Liguria abbiamo 46 DOS abilitati. Il personale viene specializzato tramite un corso di 10 giorni nella nostra base operativa di Lamezia Terme. E vengono appunto abilitati a fare questa attività della gestione della flotta aerea di Stato. Sono dotati, come potete vedere, di dotazioni individuali, fra cui la radio TBT, terra bordo terra, che è l'unico sistema di telecomunicazione che il nostro personale DOS ha per la gestione della flotta aerea di Stato. Oggi stiamo facendo anche un'attività, oltre a questa attività di retraining del nostro personale che è obbligatoria entro 2 anni dall'ultima attività operativa, facciamo anche poi un debriefing con gli equipaggi della flotta di Stato e con l'equipaggio della flotta regionale che ci viene messa a disposizione dalla Regione Liguria ai sensi della Convenzione. Questa attività servirà chiaramente per migliorare e per cercare di capire, di limare quelle cose che ancora sono da limare. Nel 2019, dal 1 gennaio al 31 ottobre di quest'anno, abbiamo avuto 241 incendi boschivi che hanno interessato una superficie percorsa di incendio di 1169 ettari nella regione Liguria, e abbiamo avuto 66 interventi della flotta aerea, di cui 48 di quella regionale e 18 di quella di Stato. L'aeromobile che state vedendo operare in questo momento è un Canadair GL 415 che ha un'autonomia di volo di circa 3 ore, ha una velocità di crociera massima di 270 km orari, ha un equipaggio di 2 unità composto dal comandante e dallo specialista, ha una capacità di serbatoio di 6.000 litri d'acqua e una capacità di liquido FOAM di 450 litri. Il liquido FOAM è un liquido che va miscelato su richiesta del nostro personale DOS ed è uno schiumogeno che serve appositamente, un tessio attivo che serve a rendere più attiva la parte, diciamo, di spegnimento che soltanto l'acqua marina non può garantire. E l'ultimo dato che vi posso dare è quello che, come avete potuto vedere, fa un carico di scooping in circa 35 secondi, è in grado di caricare completamente il suo serbatoio.